Web spettatori, gossip, musica e tanto altro. Una nuova rubrica creata da Pupia TV. Allora, una rubrica di approfondimento per quanto riguarda le notizie di spettacolo, musica, gossip, moda e anche le dediche che ci perverranno da voi durante la settimana. Infatti alla fine della trasmissione, diciamo, vi lasceremo il nostro indirizzo mail a cui ci potrete raggiungere per le vostre dediche e tutte le vostre richieste. Quindi iniziamo da uno spazio musicale dedicato ad un grande artista, stiamo parlando di Ligabue, vero? Sì, e in questo momento vi facciamo ascoltare la canzone che è la mia preferita, Certe notti. Certe notti, macchina calda, e dove ti porta lo decide lei. Certe notti, la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere mai. Certe notti, grande canzone, grande poesia quindi. Sì, una canzone di Liga, ricordiamo, del 1995, tratta dal disco Buon Compleanno Elvis, una canzone che io amo, è la mia preferita. Quindi passiamo da un suo nemico, quindi passiamo a Vasco, e sì. Grande poesia anche Vasco. Diciamo che in questi giorni si è riaccesa la polemica che vede in un certo qual modo contrapposti Ligabue e Vasco. Vasco in questi giorni ha postato sul suo profilo di Facebook il nuovo video di Stammi Vicino, il suo nuovo singolo, un singolo molto importante perché sembra essere una dichiarazione d'amore. E quindi ci ascoltiamo il nuovo inedito di Vasco, che ha proposto un modo molto strano e molto, molto curioso, diciamo, da trasmettere tramite il web. Sì, ovviamente Vasco sotto questo profilo, come dicevamo, è molto avanti rispetto a tutti gli altri cantautori italiani ed è forse per questo che molti non digeriscono il suo modo di fare. Stammi vicino. Non lo so dove andrò. Ancora no. Vado dove vai tu e ti seguirò, tanto non ho altro da fare più. Aspettavo te da tanto tempo. E anche Vasco un grande artista, ma io direi di passare ad un genere un po' più sveglio, diciamo, un po' più movimentato. Sì, possiamo parlare di Lady Gaga. Come dicevamo, Lady Gaga ha utilizzato anche lei il suo profilo di Twitter per postare la sua canzone. Il nuovo singolo di Lady Gaga si chiama Mary in the Night, un singolo molto importante che racconta l'ascesa al successo di Lady Gaga. Devi sapere, Vincenzo, che la storia di Lady Gaga non è tutta rose e fiori come se la si può aspettare. Una carriera che comunque ha visto anche dei no, Lady racconta proprio in questo singolo, dove racconta le sue ansie, le sue paure, ed è un singolo che ha molto impressionato, un singolo che ha un video che dura 15 minuti, quindi un vero e proprio film dove Lady Gaga si improvvisa anche regista, e questo è un esperimento che è piaciuto molto ai suoi fan. Quindi regista, cantante e ballerina? Sì, nella triplice veste che a Lady Gaga riesce molto bene, infatti sembra oro tutto quello che tocca. Diciamo che anche il nuovo video ha fatto molto discutere prima ancora della sua pubblicazione integrale, perché si vede Lady Gaga in una camicia di forza mentre attraversa il corridoio in un ospedale psichiatrico per raccontare appunto il suo passato, le sue delusioni. Parliamo un po' di gossip adesso, di cosa riguarda il gossip italiano quindi. Il gossip italiano vede ancora al centro il rapporto tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, che hanno un lavoro che sembra andare a gonfie vele, anche se la loro storia sentimentale sembra essere leggermente in crisi. Come racconta Novella 2000, Belen Rodriguez è stata vista piangere in un negozio di abbigliamento dopo una furiosa lite con Fabrizio Corona. Ma è vero questa notizia che
Belen è incinta. Diciamo che era vera la notizia che Belen fosse incinta, anche però si racconta che Belen ha abortito spontaneamente e forse questo fattore, questa perdita del loro bambino, ha contribuito ulteriormente ad incrinare dei rapporti già tesi. Ma tu pensi che non sia un fatto manovrato da Corona? Tu la definisci un'altra coronata. Un'altra coronata, quindi. Dietro questa storia del bambino può esserci la mano di Corona, anche se penso sia alquanto disumano. Ritorniamo alla musica e quindi ritorniamo a giovani cantanti. Sì, giovani cantanti emergenti come Nicole Crimaco, un'adolescente che ha iniziato la sua carriera di cantante già dall'età di 5 anni, anche se la sua passione per la musica è maturata nell'età adolescenziale. Intervistata ai nostri microfoni ha detto che con la musica cerca di trasmettere le sue emozioni e le sue sensazioni. Direi che ci riesce anche molto bene, quindi. Sì, infatti noi l'abbiamo incontrata mentre lei registrava negli studi di All Music le cover di due brani di Adele, una delle artiste che lei ama, e i brani sono Some Like You e Turning Table. Purtroppo la sua ascesa verso il successo nella scuola di Maria De Filippi si è fermata proprio all'ultimo step prima di arrivare tra i banchi di scuola. Ci ascoltiamo l'intervista di Nicole. Amici di Pupia, siamo qui nella scuola All Music di Diego Garboni per assistere alla prima registrazione di Nicole Crimaco, una giovane artista 18enne che cerca di farsi strada nella musica. Nicole, sei reduce da una partecipazione, diciamo, mancata ad Amici. Com'è stata questa esperienza? Allora, è stata un'esperienza fantastica, ricca di emozioni, di ansie, paure, tutto un insieme di cose che però ho vissuto con tranquillità e serenità assolutamente, perché è un'esperienza assolutamente da rivivere. Da quando è partita la tua passione per il canto? Praticamente da quando ero piccola, anche se poi è cresciuta all'età di 13-14 anni e ancora continua adesso. Il mio genere è generalmente pop, quindi mi ispiro a Laura Pausini, Adele, Alicia Keys, ne sono tanti. Per quanto riguarda la musica italiana invece? Mina l'adoro, qui e poi Giorgia, Laura Pausini, Gianna Nannini, tutte artiste un po' che sono rispettivamente il mio stile. Ricordiamo ai nostri amici che tu sei un autodidatta. Assolutamente sì, non ho mai studiato canto, in certo senso non ho mai educato la mia voce, quindi tutto da sola. Con tutte le difficoltà del mondo su questo settore, di non fermarsi mai, perché cioè, la strada è lunga e cioè, anche se è difficile comunque porta tante soddisfazioni. Artista giovane ma bravissima è Nicole Crimaco. Ci spostiamo adesso a un'altra pagina molto molto interessante, uno scoop diciamo. Stiamo parlando di Alberico Nunziata e Tiziano Ferro. Sì, lo scoop perché è uscito allo scoperto il fidanzato di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro aveva fatto outing della sua omosessualità circa un anno fa ed è ritornato con un nuovo fidanzato e una nuova carriera musicale in ascesa. Infatti il suo singolo La differenza tra me e te, tratto dall'album L'amore è una cosa semplice, ha spopolato sia sulle radio sia comunque in rete e adesso viene alla ribalta della cronaca rosa con un nuovo fidanzato. Alberico Nunziata ha 34 anni, è di San Giuseppe Vesuviano e ma adesso vive a Roma e è un artista molto importante, lo potremmo definire un artista dei fornelli. Infatti è lo chef di MasterChef, un programma in onda su Cielo, quindi su digitale. E che dire? Un tuo commento personale per quanto riguarda le sere nere di Tiziano?
Le sere nere di Tiziano sono state appunto sere nere. È stato un periodo molto difficile per Tiziano perché non ha potuto all'inizio della sua carriera ostentare questo suo amore omosessuale per paura del giudizio anche dei suoi fan. Infatti molti dei suoi fan hanno ampiamente criticato questa scelta di Tiziano, queste sue esperienze sessuali. Quindi io direi che sia il momento di passare a Tiziano. Lasciamo a Tiziano Ferro la differenza fra me e te. La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro, sembra difficile. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che... Ma ricordiamo anche un grande scrittore, però stiamo parlando di Luciano De Crescenzo. E infatti ha presentato un nuovo libro, un libro che si chiama Tutti i Santi me compreso, che ripercorre un po' la storia geografica, la storia personale dei santi. De Crescenzo ha raccontato di non aver voluto inserire nel suo libro la storia delle sante, perché appunto dice che non crede molto al culto delle sante e diciamo che racconta particolari non conosciuti ai più della vita dei santi. Infatti ha parlato di Sant'Agostino, che lui ha definito l'inventore del termine purgatorio, Vincenzo. Infatti lui diceva proprio che voleva andare in purgatorio perché non si riteneva né un santo né un diavolo, quindi... Ovviamente, poi ha raccontato in modo particolare la storia di San Tommaso, che non ha avuto nessuna donna, ahimè. E diciamo che si è soffermato su quei particolari della vita dei santi che li hanno resi più umani, perché come appunto ci ha raccontato De Crescenzo, ritiene che tutti in un certo qual modo si possano definire santi. Penso che per questa settimana abbiamo chiuso tutti i nostri argomenti. Vi lascio alla sigla, quindi ricordiamo un attimo i nostri recapiti. Sì, infatti ci potete contattare all'indirizzo mail, per quanto riguarda il mio, emi@pupia.tv. E il tuo, Vincenzo? ruosolo@pupia.tv. Dove ci potrete inviare le vostre dediche che dalla settimana prossima andranno in onda. Dediche sia musicali, frasi d'amore che volete dedicare, non so. Quindi, sigla.